Io vi invito, come sempre, a lasciare un like e iscrivervi al canale e commentare qui sotto con il vostro commento sulla partita. Ma io inizio dall'inizio, dalla live di Marco 05 Inter e dalla parte finale della live. Anzi, fateci un salto se volete vederla, perché Andrea e io in chat avevamo detto l'Atletico come squadra alla rosa giusta per arrivare in fondo, e stasera, pur soffrendo, alla ciolista, e l'Atletico è ciolista, e il Cholo Simeone si sa, fa un gol e si copre. Ma devo sottolineare il match winner Renan Lodi, che fino a quel momento ha fatto una pessima partita. Diciamo che inizia meglio lo United, sì, assolutamente. Palla gol per Elanga, che becca in pieno in testa il grande Oblak, che quest'oggi è l'eroe in patria, è l'eroe di Old Trafford, scusate. Però poi risponde subito dopo Rodrigo De Paul, e De Gea deve volare. Poi vabbè, la maestria di Koke in mezzo al campo per i tagli di Joe Felix in profondità e di Griezmann a venire incontro. Si sono visti anche nel gol annullato a Joe Felix, che stavolta era Griezmann ad attaccare la profondità, ma era fuori gioco. E poi arriva il gol su un recupero palla a centrocampo di Savic, se non ricordo male. Poi inizia l'azione, passaggi di qualità tra Herrera e Koke, passando per Joe Felix, che la dà di tacco a Griezmann va al cross e di testa Renan Lodi batte De Gea. Qualche responsabilità il portiere spagnolo ce l'ha, forse molte. 1-0. E poi, come è giusto che sia, il Manchester doveva fare la partita, doveva quantomeno raggiungere il pareggio, ma questo pareggio non l'ha mai raggiunto, perché sulla sua strada ha trovato sempre Jan Oblak, e una forma smagliante. Questo è il portiere, uno dei portieri più forti d'Europa. Tutti i portieri hanno un momento, no? Beh, Jan Oblak l'ha avuto nella fase a gironi, ma quando le partite contano tanto, sbarra la strada a chiunque. Su un tiro di Bruno Fernandes, su un tiro di Cristiano Ronaldo, una rovesciata di Cristiano Ronaldo anche. Poi tanta imprecisione, tiri fuori di poco anche di Dalot. Allora, sommando i 180, la vittoria mi viene da dire meritata, perché ha fatto più l'Atletico all'andata che lì in Manchester al ritorno, assolutamente. E quindi, ragazzi, questo Atletico può dire la sua in un palcoscenico dove altre squadre molto più attrezzate diranno anche la loro,
Se non ho visto male, il Benfica ha battuto l'Ajax. Adesso controlliamo meglio. Ajax e Benfica. Il gol di Darwin Núñez. Passa il Benfica. L'Ajax a casa. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra su Manchester United, Atletico Madrid. L'Atletico passa con il gol di Renan Lodi, che mette il risultato sul 2-1 complessivo dopo l'andata con João Félix e Dele Alli. Bene, non mi dilungo, è anche tardi, buonanotte a tutti e buon calcio europeo a tutti. E domani c'è la Juve, c'è anche il Chelsea, e poi giovedì c'è la Dea e c'è la Roma. E allora, a domani, se riesco.